Ben ritrovati dalla redazione sportiva di Viceo Notizie. In questo appuntamento di Azzurra Sport, spazio al podismo perché siamo alla vigilia dell'edizione numero 9 del chilometro verticale di Cossogno, ma ci occuperemo anche di basket con la premiazione di Antonio Iannuzzi per il secondo mese consecutivo eletto come miglior giocatore della Lega 2 Silver. Iniziamo però parlando di sport invernali e in particolare di sci alpinismo. Cresce l'adrenalina in vista dell'edizione numero 20 del trofeo Mezzalama, la prestigiosa sci alpinistica valdostana, ultimo atto del circuito di Coppa del Mondo e anche della stagione 2014-2015 delle Pelli. Al via di questa kermesse anche lo solano Damiano Lenzi, che potrebbe conquistare per il secondo anno consecutivo la Coppa del Mondo generale. Ci siamo! Anche le previsioni meteo sono a favore questa volta. Il Mezzalama 2015, posticipato per ben due volte dagli organizzatori, si svolgerà sabato 2 maggio e la prestigiosa gara valdostana quest'anno assume un valore ben più alto del suo già prestigioso nome. Assegnerà infatti la Coppa del Mondo generale ed è dunque prevedibile che sulle alture del Cervino sarà lotta dura fin dai primi metri di questa kermesse sci alpinistica. Vada come vada, sono già contento di questa straordinaria stagione, commenta l'anzaschino dell'esercito Damiano Lenzi, che nella gara che da Cervini arriva a Gressoney si gioca la possibilità di conquistare per il secondo anno consecutivo la Coppa del Mondo generale. Quella di sabato sarà una sfida nella sfida, perché a contendersi il titolo saranno ben due atleti della formazione italiana, a testimonianza di quanto sia forte e agguerrito lo sci alpinismo nazionale. E allora prendiamo la calcolatrice in mano e facciamo due conti, perché sognare è ormai lecito. La manifestazione valdostana, oltre ad assegnare 100 punti ai vincitori, assegnerà anche 400 punti di bonus per coloro che sono primi del circuito della Grand Cour, che è parte integrante del circuito di Coppa del Mondo da quest'anno e che vede come leader l'azzurro di Ceppo Morelli. Al comando della classifica generale, invece, c'è il valtellinese Robert Antoniol, ma l'azzurro di Ceppo Morelli è lì vicino. Con la vittoria al Mezzalama, sarebbe la seconda nella già straordinaria carriera dell'Ossolano, Lenzi alzerebbe anche la Coppa del Mondo generale, vista la leadership nel circuito della Grand Cour. Sarà dunque il valtellinese a doversi guardare dall'Ossolano, al quale basta salire sul podio per potersi aggiudicare la classifica generale, anche con la vittoria di Antoniol. Di certo, conoscendo l'azzurro di casa, la sua attenzione sarà quella di bersagliare il successo nel trofeo Mezzalama, a coronamento di una stagione da assoluto protagonista. La Coppa sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera sin qui già ricca di tante soddisfazioni. Il trofeo Mezzalama si corre con una formazione di tre atleti. Insieme a Lenzi ci saranno i compagni di nazionale Lorenzo Özneck e Matteo Idalin, quest'ultimo vincitore con l'anzaschino del Pierramenta, dell'Adamello Ski Tour e di due medaglie d'oro ai recenti mondiali rosso-crociati di Verbier dello scorso mese di febbraio. A tifare l'azzurro di casa ci sarà anche il fan club di Damiano Lenzi, il Gran Completo. Una sessantina di persone si muoveranno dalla Valle Anzasca per sostenere il proprio beniamino. In occasione della manifestazione aostana, il fan club di Lenzi si gemellerà idealmente con quello di Matteo Idalin, entrambi pronti a fare gran festa. Voltiamo pagine e parliamo di basket. Premiazione quest'oggi a Pogno presso la Paffoni Rubinetteria per Antonio Iannuzzi, trascinatore in questa stagione della Paffoni, che non nega la sua volontà di restare a Domenia. Per il secondo mese consecutivo Antonio Iannuzzi è il miglior giocatore della 2 Silver, lo aveva già conquistato il titolo nel mese di marzo, lo ha bissato anche nel mese di aprile. Diciamo la ciliegina sulla torta, anzi una doppia ciliegina su una stagione, la tua, davvero eccezionale. Sì, sono contento per questo premio che ho ricevuto perché mi ha fatto capire molto l'importanza di lavorare e di crescere mentalmente. Purtroppo non siamo riusciti ad arrivare nei playoff e questo mi dispiace parecchio perché vedere ora gli altri fare i playoff e giocarsi qualcosa di importante, noi purtroppo non ci siamo riusciti, mi fa un po' di rabbia, però siamo contenti. Antonio, prima ci sono state le parole del patron Ugo Paffoni, che ha detto che Iannuzzi sarà il leader della nostra squadra nel 2015-2016. Beh, io non posso assicurare una stagione come questa perché non so se non mi è mai capitato. Quest'anno ho avuto molte responsabilità in più rispetto ai scorsi anni e sono contento che ho risposto in modo positivo a tutta la fiducia che mi ha dato la società e il coach. Spero che l'anno prossimo possa riconfermarmi non a questi livelli, ma cercare di far capire che posso giocare. Se non arriva una chiamata dai San Antonio Spurs, Antonio Paffoni e se Antonio Iannuzzi sarà nella Paffoni del prossimo anno.
Sì, io ho un contratto qui, quindi a meno che non arrivano, come hai detto tu, chiamate importanti, non dovrei andare via da nessuno. La premiazione di Antonio Iannuzzi è testimonianza che la stagione della Pafoni è comunque stata positiva. Certamente, certamente molto positiva. Come ho detto prima, nonostante tantissimi infortuni, siamo riusciti a salvarci facilmente. E a centrare quell'obiettivo sognato di questa A2 unica, l'anno prossimo ci saranno derby spettacolari contro Casale, contro Biella, magari contro Torino. Ci auguriamo che ci mettono, adesso non so ancora che gironi faranno, ma sicuramente li incontreremo e sarà per noi un orgoglio a incontrare queste squadre. E da sotto canestro andiamo sotto rete, con una straordinaria rimonta sarà la Pomì Casalmaggiore a scendere in campo nella finalissima del campionato di Serie 1 femminile contro la Igor Volley in Novara. Le casalesi hanno superato nella Serie 3-2 la corazzata Conegliano. Due anni fa erano protagoniste in Serie 2 con la Open Job Betis Ornavasso. Poi alla fine della stagione tutte e tre raggiunsero l'Olimpo del Volley. Da sabato però la Igor Novara e la Pomì Casalmaggiore si giocano niente poco di meno che il tricolore. Infatti Casalmaggiore ieri sera nella decisiva gara 5 giocata di fronte a quasi 3.000 spettatori a Cremona ha avuto ragione solamente alla tie break della Imoco Conegliano. Una vera e propria impresa quella compiuta dalle ragazze cremonesi, che erano sotto 2-0 nella serie, in totale controllo delle venete sembrava, ma poi sono state capaci di ribaltare tutto, andando a vincere gara 3 in casa con un netto 3-0 e soprattutto imponendosi in gara 4 alla Pala Verde di Treviglio, annichilendo Conegliano. Ieri sera è stata una partita che è stata il film di questa avvincente serie di semifinale. Conegliano è scappata due volte, avanti 1-0 e poi 2-1. Casalmaggiore ha cercato sempre con le unghie e con i denti di rimanere attaccata al match e i suoi parziali li ha vinti soffrendo. Si è arrivati così all'atto conclusivo al tie break, dove il pubblico di casa ha spinto la Pomì sempre in controllo, come dice il 15-10 finale. A questo punto c'è già il programma della serie finale. Gara 1 si giocherà sabato 2 maggio alle 20.30 allo Sporting Palace. Gara 2 invece di scena martedì 5 maggio, ancora a Cremona e non a Viadana. Gara 3 sabato 9 maggio allo Sporting Palace. Le eventuali gara 4 e gara 5 si giocheranno invece il martedì 12 maggio, nel caso a Cremona, e l'eventuale gara 5 sempre allo Sporting sabato 15 maggio. Una notizia di ciclismo: domenica si è disputata la seconda prova del campionato di mountain bike di società a Tabiano Bagni. Il ciclista team Domese era presente con quattro ragazze. Roberto Sartori ha chiuso undicesimo tra gli esordienti primo anno, Marco Rigano quattordicesimo e Martino Lani trentesimo tra gli esordienti del secondo anno. Infine Gabriele Romanò tredicesimo tra gli allievi primo anno. Per il settore strada, nella categoria giovanissimi, secondo posto per Marco Betteo tra i G5 nella gara che invece si è svolta a Canelli. Ed ora il podismo: si svolgerà venerdì 1 maggio il tradizionale appuntamento con il chilometro verticale di Cossogno, giunto in questo 2015 alla nona edizione. Classico appuntamento del 1 di maggio per i podisti di casa. Stiamo parlando del chilometro verticale di Cossogno, gara promossa dall'Avis Marathon Verbania e diventata negli anni una classica da non perdere. La manifestazione quest'anno è giunta alla nona edizione e scatterà alle 9 dal parco di Ramolino nei pressi della centrale idroelettrica del comune dell'Alto Verbano. Da qui, con intervalli di 15 secondi ciascuno, i runners inizieranno la loro ascesa verso il Monte Todo, un posto a 1298 metri di altitudine. Il dislivello complessivo che dovranno affrontare gli atleti sarà di 1000 metri diluiti lungo i 5,5 km del percorso, particolarmente impegnativo vista la tipologia del terreno. Da Ramolino i podisti punteranno verso l'Alpe di Rugno a quota 741 metri e poi verso l'Alpe Aurelio a quota 934 metri prima di raggiungere il traguardo. Lo scorso anno in campo maschile a imporsi fu Maurizio Fenaroli, che mise alle sue spalle il cuseno del canottaggio
passaggio Stefano Basalini e l'ossolano Mattia Scrimaglia. In campo femminile si impose Serena Vittori, mentre al secondo e terzo posto giunsero rispettivamente Erika Forni e Martina Plavan. Le iscrizioni a questa kermesse podistica si effettueranno solo il giorno della gara, a partire dalle 7 del mattino presso il circolo di Cossogno. Nei giorni scorsi invece si è svolta la Ramello Cadimui, sempre organizzata dall'Avis Marathon Verbania, inserita nel circuito amatoriale VCO in corsa. A imporsi in campo maschile è stato Michele Fantoli, che ha messo alle sue spalle Andrea Agnelli e Ivano Frattini. In campo femminile la competizione è stata vinta da Romina Caretti, che ha messo alle sue spalle Francesca Ferrari e Alessandra Betteo. E con questo servizio è tutto per questa edizione del nostro magazine. Per tutti gli aggiornamenti di sport e non solo, vi rimando al sito www.tuttonotizie.info. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento con i programmi della rete.